Ok, insomma, ora siamo arrivati a questo punto. Abbiamo ben 15 partite giocate, siamo primi pari merito con il Brighton, che però ha sia la differenza reti maggiori che, se non sbaglio, lo scontro diretto vinto oppure abbiamo pareggiato. Insomma, siamo veramente molto molto equilibrati per quanto riguarda la classifica. La classifica è ancora molto molto stretta, anche se noi e il Brighton, ripeto, stiamo scappando. C'è comunque il Leeds, il Nottingham Forest, la Aston Villa, squadre comunque importanti dalla grande storia che cercheranno di risalire dietro. Ci sono anche squadre come il Fulham, come il Wigan, che insomma sono squadre che hanno una buona squadra. E c'è il QPR che addirittura è ultimo. Comunque sì, ora avremo la partita contro il Cardiff, che andrò a giocare naturalmente. La formazione è sempre la stessa, però Sebalios vi ricordo che si è fatto male. Perciò mettiamo Diame per questa partita e mettiamo su a questo punto... direi di portarmi Gale, tanto abbiamo Ricci che lo calcola anche come mezzala. E poi andiamo a giocare questa partita veramente molto molto importante, come vi ho già detto, contro il Cardiff. Il Cardiff... che è una squadra che anch'essa qualche anno fa, se ricordo bene, era in Premier League, una squadra veramente molto forte, campione 4 minuti, ci vedremo direttamente al St. James Park. St. James Park, come sempre, tutto gremito in questa stagione, soprattutto per questa partita casalinga contro il Cardiff City, 16ª giornata della Championship, del campionato cadetto inglese. La formazione l'abbiamo già vista, la classifica pure, quindi direi di non perdere tempo nei commenti sotto con hashtag GoMagpies. Mi raccomando, forza Newcastle. Il rinvio di McGregor, il portiere del Cardiff. Riusciamo ad ottenere pallone. Attenzione, Guedes può allargare per Christian Azzucano. Buona velocità, c'è Guedes. Attenzione l'inserimento dentro di Willax, che può provare a piazzarla. Vola McGregor, grandissima parata, ma la palla è ancora lì. Onyekuru prova a metterla dentro. La paratona ancora sulla battuta di testa di Willax, che però non riesce a ritirare. C'è anche che addirittura prova il tiro, palla alta sopra la traversa, mamma mia che azione, si è salvato veramente di culo direi il Cardiff, che ha tenuto botta soprattutto grazie a McGregor, che è veramente un gran bel portiere. Bella palla recuperata subito di Diame, che è veramente un giocatore importantissimo in questa partita, perché sta recuperando tantissimi palloni e sembra un giocatore veramente molto dinamico. Palla dentro per il gol, cos'è? Autogol, perché infatti in zona strano, visto esultare Atsu, è autogol del difensore. Peccato, perché qua Shelvey penso che abbia avuto molti più meriti, però vanno a esultare tutti abbracciando Atsu. L'importante è aver segnato al 36esimo, stranamente riusciamo a sbloccarla nel primo tempo, perché facciamo sempre fatica nel primo tempo, e qua autogol clamoroso, non l'avevo ben capito all'inizio, però qua veramente il numero 4 del Newcastle ha fatto una roba clamorosa. Qua Shelvey neanche l'ha sfiorata, quindi autogol per Sam Morrison, 0 gol in Championship. Io gli darei il gol, perché insomma è un autogol, ma pur sempre segnato nella porta sbagliata, ma segnato. E quindi siamo in vantaggio contro il Cardiff City, 1-0. Sbaglia il contropiede il Cardiff, bene così Atsu è veramente un giocatore agilissimo. Atsu riesce a scappare il tiro sul tapin, mamma mia, stava per sbagliare Onyekuru, e segna il gol Onyekuru del 2-0, quasi a sorpresa, perché Onyekuru non è mai un giocatore che è pericoloso offensivamente, perché non mi sembra proprio un'ala d'attacco, ma sembra più un esterno di spinta, un esterno che insomma fa da collante tra difesa e centrocampo. Come ala non mi sta piacendo particolarmente, però segna un gol pesantissimo che può aver chiuso la partita al 76esimo, quindi complimenti a Onyekuru. 2-0 per noi. Hax recupera un buonissimo pallone di Diame, c'è dall'altra parte Onyekuru che ha ancora voglia di correre, forse il lancio è un po' troppo lungo, infatti va dritto tra le braccia del portiere. Forse è stata l'ultima azione di questa partita, si aspetta solo il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. Il Newcastle vince in casa 2-0, 3 punti fondamentali, partita che convince i tifosi, e ora dovremo vedere quanto invece ha fatto il Brighton, che qua non vedo, ha vinto 2-0 contro il Bristol City, quindi si mantiene ancora invariata la classifica, come potete ben vedere. Comunque stiamo veramente andando molto bene, c'è il Brighton che è l'unica squadra che ci sta veramente tenendo corda, ci sta veramente mettendo in difficoltà, ma secondo me è una cosa positiva, perché mantiene alta comunque la concentrazione, mantiene alte le prestazioni, e quindi alla fine è una cosa che reputo positiva. Arrivano finalmente altri diciamo giovani per la nostra primavera, questo direi di
rifiutarlo perché mi sembra molto basso di overall. Io valuto veramente molte cose, non vorrei prendere troppi giocatori. Questo per esempio, già che c'ha quel 75-94, già mi interessa un po' di più, quindi provo a prenderlo, poi vediamo un po' come si comporta. Gli altri invece li possiamo scartare tutti. Andiamo con il secondo, vediamo un po' questo qui. No, non mi piace perché c'ha un overall veramente basso, massimo 53, e non ci conviene assolutamente. Questo scartiamo, questo pure. L'ultimo Palacio, scartiamo pure questo. Quindi soltanto uno l'abbiamo aggiunto alla nostra primavera. Non so se vi avevo fatto vedere la primavera, perché mi sa che l'avevo fatta vedere nello scorso episodio. Però come vedete questo è il nostro primo giovane, che è un 51, ha un potenziale comunque molto alto, tra il 75 e quel 94, che se dovesse mantenerlo sarebbe veramente fantastico. Quindi aspetteremo ovviamente altri giovani per le nostre, per la nostra primavera, per il nostro settore giovanile. Aspettiamo anche la prossima partita, che ancora non arriva, quindi andiamo a fare un altro allenamento. Ci sono le nazionali e Guedes è partito con la nazionale, non lo sapevo, quindi una cosa molto positiva. Vediamo chi allenare a questo punto. Io direi di provare ad allenare, a che? Perché mi sembra un giocatore che in partita è veramente molto forte, quindi magari allenandolo diventerebbe ancora più forte. A che in realtà ho visto è stato acquistato dal Brighton, se non sbaglio, per una cifra tipo superiore ai 20 milioni, 22 milioni, una cosa del genere, veramente assurdo. Abraham comunque è cresciuto, è arrivato al 75, deve ancora crescere tantissimo in finalizzazione, nelle caratteristiche offensive, l'avevo già detto già in un altro episodio. Però insomma è un attaccante su cui puntiamo tantissimo, come tutti i nostri acquisti. Finora sono stati tutti secondo me azzeccatissimi. Vado a fare la formazione e andremo a giocare contro il Leeds, che come vedete è dietro di noi, ha soli 7 punti di classifica. Vincendo faremmo veramente un distacco clamoroso di 10 punti tra la seconda e la terza. Perdendo invece sarebbe veramente una roba brutta brutta brutta. Quindi vado a fare la formazione e ci avviciniamo a questa partita contro il Leeds. Benissimo, quindi siamo pronti per andare a giocare questa partita molto importante, come ho già detto, contro il Leeds. Siamo fuori casa, quindi giochiamo con la maglia, con la seconda maglia. Siamo pronti, ci vedremo direttamente a Leeds Point Arena, campione 4 minuti. Guedes con il pallone, guardate dall'altra parte che arriva Cristian Atsu, che è sempre un giocatore velocissimo, bellissimo qua, di petto il tiro al volo, la paratona di Silvestri, non ci credo. L'ex portiere del Cagliari ha fatto qua una paratona clamorosa. Il passaggio subito per Diamè, tiene di fisico Hux, può provare il tiro da fuori. Ancora Silvestri, qua invece la parata è stata molto più agile. Calcio d'angolo che verrà battuto da Hernandez. Hernandez dalla bandierina sul secondo palo. Sel senza problemi, mettila giù e fai ripartire subito l'azione, che c'è Yedlin che ha voglia di correre. Il motorino, Atsu, staccati, Atsu, staccati, Atsu, vai, corri. Bella la palla qui per Atsu, che non è in fuorigioco. Atsu, Atsu, sta per essere recuperato, quindi si accentra la palla dentro per il nostro Che cos'è sto tiro, Abraham? Che cos'è sto tiro? Ti prego, non cominciare a sbagliare, che veramente qua... Che Atsu ha fatto una cosa bellissima, gli ha messo una gran palla, però qua Atsu, non so se è stato trattenuto o cosa, ma ha fatto un tiro veramente... da neanche difensore di terza categoria. Riesce a tenere benissimo il pallone Hux, ad allargare ancora meglio per Cristian Atsu, sempre che si accentra. Il cross dentro, arriva Tammy Abraham che di testa qui non sbaglia. Mamma mia, come si è infilato. È questo quello che voglio dal numero 9 del Newcastle. È questo l'attaccante che voglio nel mio Newcastle. È Tammy Abraham. Quando fa queste cose un attaccante, veramente io mi innamoro. Quando un centrocampista fa un passaggio del genere, un lancio del genere per un esterno che fa un gran cross di questo tipo e l'attaccante finalizza, è questo ciò che voglio vedere nella mia squadra e ciò su cui sto lavorando da praticamente dei mesi, ovviamente nella carriera. Ed è questo il secondo gol in campionato del giovane talento inglese, anche dell'Under 21, Tammy Abraham, che finalmente si conferma come un grande attaccante. Dopo l'errore di prima si è voluto riscattare, quindi gran gol al 62esimo, siamo in vantaggio fuori casa contro il Leeds United. È una vittoria che se dovesse concretizzarsi sarebbe veramente fondamentale per l'intera stagione. Forse qua c'è stato fallo, non c'è stato il fallo, stiamo attenti, dai che possiamo provare a fare il 2-0. Abraham, però non mi devi stare attaccato al culo, io sta cosa la odio, che mi stanno attaccati al culo gli attaccanti. Poteva essere lo 0-2, però vinciamo anche questa partita per 1-0, come vedete dalle statistiche alla fine sta una partita non dominatissima, però alla fine
non abbiamo mai dato grossi spazi, ecco, al Leeds, che infatti scende anche in quarta posizione, mentre noi scappiamo, ho visto il Brighton che ha perso, quindi addirittura siamo primi ora con 39 punti. L'allenamento non è andato benissimo, non è cresciuto nessuno, però rivedendo la classifica, come vedete, siamo primi, finalmente abbiamo superato il Brighton che si è fermato. Comunque vi ricordo, 0 sconfitte, siamo l'unica squadra che non ha ancora perso, siamo l'unica squadra che non ha subito più di 10 gol, abbiamo soltanto 8 gol subiti, però non siamo miglior attacco, ne abbiamo fatti solo, per dire, 24 in 17 partite. Dovremmo migliorare dal punto di vista realizzativo per poter essere ancora, diciamo, più nelle gerarchie, diciamo, della classifica. Ok, Mbemba ci ringrazia, andiamo a questo punto avanti, perché si avvicina la partita contro il Blackburn, che non so quanto sia in classifica, però a questo punto mi sento abbastanza, ecco, è 21esimo, mi sento abbastanza sicuro addirittura ad andarla a simulare. Ok, la Romania non mi interessa. Ok, ragazzuoli, allora ho fatto un po' di cambi nella classifica, nulla di che, un po' di cambi quella, come avrete potuto aver visto, ho messo Gámez, Lascelles, Colbach in mezzo al centrocampo, ho messo Ricci e Gale in attacco, insomma qualche cambio. Guedes ha segnato su rigore, benissimo, 2-0 di Diame, andiamo a simulare subito. 3-0 ha segnato anche Axe, ho visto però un infortunio che spero non sia nulla di grave. 3 giorni per Nathan Ake, mamma mia, se si fosse infortunato in modo più grave mi sarei veramente arrabbiato, perché Ake forse è il giocatore più importante della nostra squadra, clamorosamente, perché è un giocatore che è sempre al posto giusto nel momento giusto. Quindi direi di provare a portare al 75 Yedlin. No, vabbè, no, non ne ha bisogno. Vediamo magari qualcun altro, magari un Alarms. No, proviamo Guedes a questo punto. Proviamo ad allenare un po' Guedes, che magari lo miglioriamo dal punto di vista dell'attacco, insomma, un po' come Abraham. Non cresce nessuno anche a questo punto, però abbiamo veramente una squadra che ha un buon equilibrio finalmente, quindi ci stiamo meritando la vetta della classifica. La prossima partita sarà già a dicembre. Scusate, vogliamo vedere la primavera. Sto Duarte è interessante. 77-94, come vedete il 94 l'ha mantenuto, continuiamo a seguirlo. Infortunio per fortuna Gámez, solo in 9 giorni. E si avvicina la partita contro il Nottingham Forest, che è una partita veramente molto molto importante. Arriva questo qua della primavera, rifiuta veramente. Brutta roba. Good vorrebbe giocare, ma Good ormai è fuori dai miei progetti, non lo è mai stato a dire il vero, quindi andrò a fare la formazione e poi ci vedremo direttamente contro il Nottingham Forest. Benissimo, ho schierato la formazione titolarissima per questa partita contro il Nottingham Forest, entrambe le maglie, le prime maglie, ci vedremo direttamente al Forest Park Stadium, che è uno stadio che anche nella realtà mi piace veramente tantissimo. Il Nottingham Forest è una squadra, se non lo conoscete, dalla grandissima storia. Ci vedremo direttamente al Forest Park Stadium. Tutto pronto finalmente al Forest Park Stadium, uno degli stadi più classici all'inglese, insomma, di Inghilterra. Una squadra del Nottingham Forest dalla grande storia, che purtroppo è un po' decaduta come molte squadre inglesi negli ultimi anni. Una squadra che comunque è dalla grande tradizione, insomma una delle squadre più importanti di Inghilterra. Una squadra dalla grande tifoseria, come vedete tutto lo stadio gremito di rosso. Ma noi siamo primi in classifica, il Nottingham Forest sta lottando invece, come vedete è in quinta posizione. Non so perché ha selezionato l'Aston Villa, comunque sta lottando per una posizione tra le prime per lottare per la risalita in Premier League. Tutto pronto quindi per questa super partita, ci vedremo direttamente con le azioni salienti, insomma, non so perché l'ho detto. Comunque Go Magpies nei commenti sempre, hashtag Go Magpies, forza Newcastle. Di a me per Shelvey, l'inserimento dentro di Abraham, riesce a rubare il pallone, tira malissimo, e Abraham c'ha questi problemi un po', che non è un giocatore dalla grande freddezza, purtroppo basta un po' di fisico del difensore e viene sbilanciato, deve migliorare tantissimo dal punto di vista fisico, si vede che è molto giovane. Ci ha ubriacato qua l'attaccante del Nottingham Forest, stavo parlando un po', mi sono, diciamo, sottovalutato questo Vaughan, come cazzo si chiami, numero 24, qua mi ha ubriacato totalmente. Poi è arrivato il tiro
dell'1-0 del Nottingham Forest. È forte il Nottingham Forest, non dobbiamo sottovalutarli. Siamo sotto, palla dentro Tammy Abraham, bravissimo Tammy qua, che finalmente sfrutta un po' il suo fisico. Diame l'alza per Gonzalo Guedes, che può provare a piazzarla. Madonna, che paratona qui però del portiere. Ma sono tutti fortissimi i portieri di Championship, ogni volta fanno delle parate incredibili, qualsiasi sia la squadra, riescono a fare queste parate incredibili. Comunque grande azione da parte nostra, purtroppo siamo ancora sotto. Recuperiamo palla, Diame, ti prego, fai salire la squadra, Diame, fai qualcosa di buono. Shelvey, ancora Diame, riesce a passarla di tacco subito per Tammy Abraham. La deviazione forse c'è stata qui, sì, mamma mia che occasione che era stata questa, poteva essere l'occasione giusta. Di testa forse c'è stata ancora la deviazione, calcio d'angolo, vai dentro, non ci arriva nessuno, rimettila dentro, ancora calcio d'angolo, incredibile ciò che sta succedendo al Forest Park. Portiere qua invece riesce a prenderla, partita veramente tiratissima, sono gli ultimi minuti di una partita veramente, uscito il portiere ed è finita, stavo dicendo partita tiratissima, alla fine il Nottingham Forest ci ha strappato la partita, 3 punti, ha meritato comunque di vincere, o comunque avremmo meritato forse il pareggio, ecco, però comunque si è fatto una buonissima partita. Il Brighton non ha sfruttato questa nostra caduta, è rimasta 37 punti, quindi insomma alla fine siamo lì, però il Nottingham Forest ora si è avvicinata ancora di più, ha recuperato quei 2 punticini. Però siamo ancora più 5 dalla seconda, quindi abbiamo un po' di respiro, abbiamo ancora, diciamo, un pseudo passo falso da poter fare, anche se, insomma, non vorrei farne altri, ecco. Siamo già quasi a metà di dicembre, si avvicina la partita contro il Birmingham, però a distanza di 3 giornate sarà la partita contro il Wigan. Vediamo un po' gli osservatori che hanno trovato in questo caso. Prendiamo questo subito, questo via, quest'altro Vasquez via, il Montenegro via, Carvajal via, Guzman via, fanno tutti schifo, ce ne hanno trovati per ora 2-3, insomma nulla di che. Andiamo con questo invece via, Reyes via, questo qua pure via, tutti quanti non mi soddisfano. Questo invece lo prendiamo perché magari potrebbe essere una sorpresa. E dicevo, si avvicina la partita contro il Birmingham, vediamo un po' la classifica per capire un po'. Il Birmingham, come vedete, è in 16ª posizione, mentre il Wigan è a 11ª, però la distanza tra le due squadre è solo di 2 punti. Quindi io direi di simulare questa contro il Birmingham e giocare quella contro il Wigan. Formazione fatta per andare a simulare la partita contro il Birmingham, siamo in casa, quindi ho voluto simularla anche per questo motivo. Abbiamo messo Celso in porta, Gamez, Lascelles, Clark e Lazar, Ricci, Shelvey, Diameazu, Abraham e Onyekuru. Siamo già 1-1, ha segnato Frey e nello stesso minuto ha sbagliato un rigore, ha segnato Ricci al 13esimo, quindi un inizio di partita molto scoppiettante, ecco. Siamo ancora 1-1, non succede niente. Oh, appena segnano loro, risegniamo noi. Siamo 2-2, ha segnato da noi Shelvey. Speriamo che riusciamo a portarla. Ok, 3-2 sul gol di Guedes appena entrato. E vinciamo la partita con Guedes che fa il match goal. Guedes che dalla panchina riesce a segnare. Andiamo ad allenare subito tra tutti anche Guedes, sperando che possa salire subito a 78. Non sale, però guardate tutte le statistiche che salgono. Sale per no, però il nostro Will Huggs, che da quando è arrivato è già cresciuto, se non sbaglio, da 75 a 77. Veramente molto bene, sono contento della crescita di tutta la squadra. Aspettate, ho visto un'email che non mi piace. Che cos'è? La cosa di riduci gli ingaggi, quella la faremo ovviamente nel mese di gennaio, perché venderemo veramente tantissimi giocatori, quindi potremo fare anche quell'obiettivo. Ora, non so sinceramente quante partite ho giocato perché ho perso il conto, però se non sbaglio ne ho giocate 3 e simulate le altre. Non vorrei sbagliarmi, forse le ho giocate tutte. No, allora, ho giocato contro il Cardiff, contro il Leeds, ho simulato contro il Blackburn, ho giocato contro il Nottingham Forest, ho simulato col Birmingham. Mancano queste partite. Io direi di fare così, mi fermo qua, in modo che nel prossimo episodio avremo Wigan, il Burton e quest'altra che andremo a simulare, forse, non lo so. Poi avremo la partita contro il Nottingham e poi ci sarà subito il mercato contro l'altro, anche il Blackburn. Mi fermo qua che ho visto già che sto registrando da un'ora, più di un'ora anzi, quindi insomma
un episodio veramente molto molto pieno di partite. Spero che vi sia piaciuto. Ho finalmente risolto il microfono, quindi spero non succeda di nuovo. Torniamo attivi al 100%. Vi ringrazio per tutto il supporto, vi ringrazio per i 23.000 iscritti, forse non vi ho ringraziato già, quindi grazie mille. Ora puntiamo subito ai 24, poi a tutto il resto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Un bacione da Yassone, alla prossima, ciao.